Bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo941. Da cazzo lo sta guardando? Ma che sta a cercare? Che fa? Che ha fatto un peto e si sta guardando intorno? Signori, io sono Maullo941 e oggi siamo tornati su GTA Online. Signori, che facciamo oggi? Siamo in attesa della nuova isola che dovrebbero sbloccare in GTA Online, ma dovrebbe partire dal 15. Quindi non so voi quando vedete questo video, ma di sicuro ancora non l'hanno sbloccata. Quindi penso che ci faremo una gara molto semplice, pulita, carina e coccolosa. Prima di partire video, vi ricordo a tutti quanti signori che potete iscrivervi al canale. Ho attivato gli abbonamenti, quindi fate un salto sugli abbonamenti. Se qualcosa vi fa piacere, abbonatevi e mi fareste molto contento. E vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sia su Instagram che su Facebook, e mi trovate anche sul sito quello viola. Ma che problemi c'ha qui? Ma che sta guardando? Non si sa. Sul sito viola delle streaming, in cui facciamo ogni tanto qualche live anche su quel lato di là. Detto questo signori, non perdiamo altro tempo. Il nostro tizio qui è preso di caldo. Io c'ho un freddo che non esiste, che è assurdo il freddo che sto sentendo io per ora. Questo è preso di caldo, sculettando a destra e a sinistra. Signori, partiamo con il video. Ok signori, allora l'ultima volta abbiamo fatto... No, mi ha lasciato... Porca miseria, stavo cambiando la radio, me l'ha cambiata. Mi si è bloccato con il VBR, famosissima radio VBR. Chi è che non conosce la radio VBR? Signori, siamo tornati sulle ruote scoperte. Terza gara che porto con le ruote scoperte. L'ultima volta abbiamo fatto palesemente schifo. Ricordo che Fortecello mi ha dato un suggerimento, ma non mi ricordo qual era. Che ammaccando uno dei tasti avevamo il turbo, ma non ricordo minimamente qual era il tasto per il turbo. Allora mettiamo questa macchina, che dovrebbe essere quella più potente. Mettiamo il nostro bellissimo verde, che ci porta veramente, forse giallo ci porta più fortuna signora. Ma Ullo ha il colore giallo, dico, quindi dobbiamo avere il colore giallo. Bella questa. Giallo e blu, giallo e rosso. No, giallo e rossa per forza. Gomme medie, penso che vadano bene. E la tuta dovrebbe esserci quella verde, che ci mettiamo noi di solito. Se la troviamo, no, non ci hanno dato il tempo di sceglierci la tuta. Così, decisi, veloci, rapidi e indolore, signore. Easy busy, demo squeezy, come diciamo sempre noi. Dai, con una tuta bianca e un casco nero. Mamma mia che accoppiamento terribile. Però, l'importante è portarci la vittoria a casa, signori. L'importante, partiamo ultimi, che culo. Col numero 25, dalla penultima posizione, Maullo, sulla Maullo Racing, gialla e rossa. L'anno prossimo potremo farla gialla e rossa la Maullo Racing, signori. Aspettate un attimo, che ora c'è da divertirsi. Non so se ci sono gli incidenti oppure no. Siamo partiti, ok. Serie di batti e ribatti, io levo subito la radio così non avete rotture di scatole di sottofondo. Ok, madonna mia, autoscontro. Ecco, no, non si guida così, la macchina non si guida così. Bene, partiamo benissimo signori, ottima partenza, ma possiamo ancora recuperare. Il Gran Premio è lungo. Io non ricordo cosa mi aveva detto Fortecielo, che c'era un tasto che si ammaccava quel tasto. Le macchine, dai, ma levati dalle... Se ammaccavo il tasto la macchina andava più veloce. Ma qual era questo tasto? Non mi ricordo. Perché non mi rileggo i vostri commenti? Dico, li leggo e poi mi dimentico. La memoria a breve termine che si è fottuta, signora. Però stiamo andando bene. Siamo... Ti levi, zio. Dai, hai una macchina che è tutta una ciofeca, è tutta distrutta. Ti levi. No, ecco, vedi a parlare troppo. L'abbiamo sciofeccata pure noi la macchina. Vedi a parlare troppo. No, come si frena? Questa ha posteggiato la macchina. Bel parcheggio. Ma perché? Ma dai. Abbiamo perso l'alettone. Dovremmo rientrare box, signori. Gara completamente in salita. Abbiamo già i copertoni gialli. Ottimo inizio. Riusciremo a migliorare sicuramente un poco la prestazione. Allora, forse va detto che dobbiamo girare un botto le macchine, quindi se io freno molto prima le macchine dovrebbe girare un botto. Il problema è che io non riesco a frenare prima. Però ce la possiamo fare. Dove stanno i box? Come si accelerava di più per la macchina? Non mi ricordo. Forte, ti chiedo perdono in anticipo, amico mio. Mi dai sempre ottimi suggerimenti, io faccio palesemente sempre cacare. Però va bene, dai macchinino. Oh, perfetto, entriamo in box, vediamo un attimino di sistemare sta macchina. Fermati, sistemala. Oh, che cosa bellissima. Con un poco di magia la macchina è tornata. Cioè, però questi pit stop in Formula 1, soprattutto per la Ferrari, dico, un pit stop veloce, 2 giri di 10. Ma perché 8.000 giri, dico io? Ma perché 70.000 giri, dico? Già mi sono preso un moretto davanti. Iniziamo malissimo. No. Ma quanto siete stronzi. Ma ve lo prendete con tutti i sensi, dai.
Ma dico, dovete frenare alle curve, dovete frenare, dai. Mi ha distrutto la macchina e lui non si è fatto niente. Dai, non ci credo, io devo rientrare in box. Così impari, c'ho piacere che ti sei distrutta la macchina. Hai perso il tetto anteriore, c'ho piacere. Mannaggia a te, guarda che mi si sterza. Non... Oh. Ma porca miseria, dico io, ma perché? Però giriamo, signore. La macchina per ora va. Se riusciamo a tenere questo andatura forse qualche posizione in più riusciamo a recuperarlo. Calma, bella, così gira, brava macchinina. Dai, siamo settimi, non so se mi conviene rientrare in box oppure no. Io c'ho, come al solito, sono un pirla perché lascio la luce della scrivania accesa, mi fa il riflesso sul televisore e non vedo una cazzarola di nulla della mappa. Va bene. Cerchiamo di portare la pagnotta a casa, signori. Cerchiamo di portare la pagnotta a casa. Oh, stiamo recuperando. Il tizio lì l'abbiamo recuperato. Questo sta andando... Ah, complimenti. Avevo completamente le ruote bucate. Ok, quindi su questo potremmo anche recuperare facendo la sosta box. Che lui deve fermarsi per forza. Io non mi fermo, signori, non mi fermo. Sono... Cosa mi aveva detto? Forte. Se mancavo questo accelerare... No, che cazzo l'ho fatto? Ho frenato. Oh, non so, forse ti chiedo scusa. Non ricordo il suggerimento che mi ha dato. La macchina ha girato troppo velocemente. Mannaggia a me, siamo sesti. Riusciamo a portare a casa quantomeno un buon risultato. Dai, piccolina, porta. Cerchiamo di recuperare un po' di posizioni. Io non ho visto che giro siamo. Siamo al terzo giro, se non sbaglio. Perché c'è un faro in mezzo alla pista? Qualcuno me lo spiega perché c'è un faro in mezzo alla pista. Boh. Per far vedere che me ne frega da qua praticamente. Però va bene. Dai, così, dai macchinina. Stiamo andando bene. Dire che stiamo andando bene è una parolone. Sono tutti al traguardo. Riusciamo ad avvicinarci velocemente. Dai così. Brava macchinina, gira. Siamo senza lettone. Abbiamo le ruote dietro leggermente consumate. Però ce la possiamo fare, signori. Abbiamo preso un bel vantaggio rispetto a quelli dietro. Almeno, ecco, le ultime parole famose. Io un altro giro me lo farei, signori. No, decisamente non me lo faccio un altro giro. Perché stiamo leggermente perdendo il controllo della macchina. Anche se là c'è uno che si è forse sbagliato completamente. No, sta andando bene. Siamo noi che stavamo... mi stavo leggermente partendo il retroteno. Abbiamo le ruote arancioni, siamo senza lettone. Io direi di fermarci e non perdere altro tempo. Ferma la macchina, magia, ok. Siamo riusciti a ripartire. Riusciamo a superare questo? Sì. Ah, è sempre quello con le ruote rotte. Ok, ottimo. Quindi non abbiamo guadagnato nessuna posizione. Però abbiamo le ruote sane. Abbiamo le ruote sane. Dovremmo riuscire. Qualcuno ha abbandonato, mannaggia a te. Sicuramente non era davanti a me, è dietro di me. E quindi, non abbiamo guadagnato nessuna posizione. Però va bene, dai, siamo sesti. L'altra volta quando siamo arrivati? Ultimi, se non ricordo male. Ultimi con ultimi, può essere? Non mi ricordo. È che siamo stati sfortunati alla partenza, signori. Ci hanno fatto mettere sotto sopra come... No, chi sei tu? Un doppiato, va bene, ok. Questo si è sdoppiato. Non abbiamo perso la posizione nei suoi confronti. Ah no, forse ci ha doppiato. Sei stato doppiato. Ah no, ok. Siamo stati doppiati, signori. Mamma mia che cose brutte. Però possiamo sfruttare il tizio per prenderci un po' di scia, magari. Forse sì, forse no. Siamo stati doppiati, signori. Mamma mia, che offesa terribile. Doppiati dopo quanti giri? 4 giri. Non prendere il muretto, mannaggia a te. Dopo 4 giri, questo è il quarto o il quinto? Non lo so, però veramente una bruttissima figura. Dico io, ma perché mi capitano sempre i campioni delle gare? Dico, non riesco mai a trovare una gara in cui c'è qualcuno che non sa correre. Trovo sempre i campioni di questa gran cippa. Siamo sempre sesti quando inizia il quinto giro, signori. Il quinto giro è niente di nuovo. Tra un po' mi sa che dovremmo fermarci di nuovo perché le ruote già sono gialle. Mamma mia, queste ruote non tengono nulla. Queste ruote non tengono niente. Porca miseria. Dai così. Ma ci riusciamo a recuperare qualcosa? Dove sono gli altri? Già sono al bar che stanno facendo colazione. Non ci posso credere. La cosa graziosa è che sto parlando per tutte le vie. Abbiamo fatto 5 giri e non faccio altro che parlare per 5 giri. Però va bene. Ora facciamo qualche taglio, signori. Perché se no, dico, questa gara... Se non c'è qualche colpo di scena, signori,
Penso che faremo un rapido taglio per vedere. Attenzione, attenzione, qui c'è una macchina. Lo superiamo. Posizione guadagnata? No, è uno che si è parcheggiato lì. Mannaggia lui. Forse è quello che ha abbandonato. È quello che ha abbandonato, signori. Sì, è quello che ha abbandonato e non ci fa guadagnare nessuna posizione. Continuiamo a essere sesti. Io continuo a parlare senza fare nessun taglio al video. Perfetto, piccolo taglio, signori, piccolo taglio. Vediamo se riusciamo a guadagnare qualcosa di più interessante più andando più avanti. Più o meno, sì, come no. Signori, è appena iniziato il settimo giro. Sono stati doppiati dal secondo in classifica, penso, perché sono stato superato da qualcuno, non so chi, a meno che non sia il primo che stia volando con dei poteri soprannaturali che di cui io non conosco l'esistenza. Vi comunico che ho preso confidenza finalmente con la macchina e con il tracciato dopo 7 giri. Semplicemente dopo 7 giri, sono un tipo sveglio, signori, sono un tipo sveglio. Dopo 7 giri ho preso confidenza con la macchina e col tracciato. So come fare le curve praticamente, vedete? Vedete che riesco a far scivolare meglio la macchina. Il problema è che non riusciamo a recuperare nessuna posizione. Sesti eravamo e sesti siamo ancora. E vedi, vedi, vedi che ho preso confidenza. Che è successo? Perché mi... perché mi aveva un attimo cambiato mi si è sfogata l'inquadratura? Che è successo? Cosa ho combinato? Non si sa, non si sa. Vabbè, lo scopriremo andando avanti, signori. Penso che a questo giro, ecco, ma è quando dico che ho preso confidenza con tutto e faccio le figure di merda. Allora, ah, vedi qual era il tasto che diceva forte? Ah, L3. Quindi se premo L3 lui parte in accelerazione terribile. Frena, 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 zia. Ah, ho capito, sì, abbiamo scoperto una cosa interessante. Grazie a Forte. Dopo 8 giri sono riuscito a capire come si accelera. Intanto torniamo ai box che non abbiamo più le ruote. Dai, sistema tutto, zio. Muoviti, muoviti. Ma me le ha cambiate le ruote? Non me le ha cambiate? Oh, ok, ora me le ha cambiate. Ma dai, mi ha fatto perdere 3 ore. Altra gara boicottata, signori. Altra gara boicottata all'inizio dell'ottavo giro. All'inizio dell'ottavo giro. Siamo ancora sesti. Non so di preciso quanti sono rimasti in pista. Penso io e il fruttivendolo e il paninaro che gira per le tribune. Non penso ci sia rimasto più nessuno a correre. Però va bene, ci proviamo. Bah, bah, bah. Accelerazione cosmica, accelerazione cosmica. Abbiamo accelerato tantissimo. Siamo andati fuori pista. Però va bene, l'abbiamo recuperata. L'abbiamo recuperata al limite, signori. Al limite, va bene, altro breve taglio. Se succede qualcosa di interessante ve lo faccio sapere, signori. Signori, è appena iniziato l'ultimo giro. Non è cambiato assolutamente una cippa di nulla. A parte, infatti, noi, che con noi continuiamo a prenderci muretti davanti senza che ci siano problemi. Siamo ancora sesti, deduco che siamo ultimi perché non ci sono altre macchine che ci stanno superando. Alcuni già hanno concluso la gara, infatti sono al bar, già hanno fatto la premiazione, già hanno dato la coppa, già hanno smontato tutte le cose, tutti i paddock e le zone dei box, già se ne stanno andando ognuno a festeggiare il Natale a casa propria. Noi invece continuiamo a girare così come dei pazzi, come dei pazzi che non hanno nulla da fare. Siamo sesti, infatti sono tutti pronti, infatti sta andando il quarto arrivato, il terzo è arrivato pure, forse sta arrivando il quinto. E dovrebbe essere anche partito fine gara. 20. No, 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 fermi tutti. Mancano 20, 19 secondi alla fine della gara. No, 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 la devo portare a casa, signori. Non posso non finire la gara. No, 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 non ci sto, 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 non ci sto. Corri macchinina. Corri macchina, corri macchina. No, 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 la devo portare a casa, signori. No, non ci credo, non ci posso credere. Non ci posso credere. Non siamo arrivati. Non siamo arrivati. Che cosa brutta, signori. Non siamo arrivati. E vabbè, ci abbiamo provato. Ci hanno danneggiato all'inizio. Purtroppo le devo dire, ci hanno danneggiato all'inizio. Questo si è fatto un peto dentro la tuta. Ci credo che te stava dentro il casco. E ci hanno danneggiato all'inizio. Siamo arrivati sesti. Ah no, c'era un ultimo. Un ultimo in classifica. C'era il settimo. Che gli è piaciuta anche la gara. Complimenti a te. Hai fatto peggio di me. E siamo messi proprio male. 1.800 ci hanno dato di soldi e va bene, diciamo che la gara ci è piaciuta, così ci danno quantomeno qualche punto RP. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!